Buongiorno, siamo Novara da Clonmorain. Buongiorno. Qual è il suo nome? Morgan. Lei dove è nato? A Gagliate. E la sua situazione familiare è? Single. Nella vita cosa fa? Faccio il commerciante, io dico bottegaio. Attualmente quello che sta facendo è ciò che ha scelto nella vita? Assolutamente, sì, sì. Dove ha iniziato? Ma ho iniziato quasi per gioco quando avevo 18 anni, perché vabbè, io sono dopo cresciuto sul Lago Maggiore e ho cominciato a collaborare con questo piccolo negozio di Varese dove andavo solo sabato a fare il commesso. Ho imparato sabato dopo sabato l'amore perché anche lì producevano. Per la verità, imparare a fare le cose è stata mia madre che mi aveva detto c'era la salsa. Poi sono andato avanti facendo, quando ho cominciato in questo negozio di Varese, e poi ho vinto un anno e ho cominciato. E ha aperto l'attività sua. Sì. E in Sevilla, dove era Novara? In Corso Cavallotti. E c'è stato per quanti anni Corso Cavallotti? Corso Cavallotti sono stato per 18 anni. E poi si è ingrandito, cioè ha cambiato stile? No, non è stata la continuazione. Non dico cambiato perché ha un progetto più importante. Lei come ama vestire? Io personalmente. Il suo stilista preferito? Ma il mio stilista preferito è sicuramente Vivienne Westwood, perché è la prima stilista. Quando io ho 18 anni, ho compiuto 18 anni, un giorno sono andato a Londra proprio perché la volevo conoscere. Ah, sì. Infatti, soprannome Morgan me l'ha data. Infatti, io ricordo che noi da ragazzine, quando lei, comunque è ragazzo anche lei, noi la chiamavamo Morgan. Sì, Morgan è nato da Vivienne Westwood, che quando sono andato, che avevo 18 anni, lei dopo il negozio che aveva in Kings Road Punk, aveva aperto con Malcolm McLaren, ex era quello che come si chiama, era il direttore dei Sex Pistols, hanno aperto questo negozio che si chiamava Holzen in Kings Road e c'era una moda pirata. Io 18 anni un giorno da solo ho dovuto andare a qualche cosa, sono andato a Londra per vedere questo negozio e mi sono trovato di Vivienne Westwood nel negozio che lei mi ha vestito da pirata ed è diventato Morgan. Ed è stata lei che mi ha chiesto il mio nome, io gli ho detto il mio nome, lei mi ha detto Capitan Morgan e da lì sono nato. Sono rimasto Morgan. E invece Claude Morin nasce? Claude Morin era un sarto metà francese, metà bulgaro, che era un sarto perché tipo non c'era un stilista nel 1858. E purtroppo morto giovanissimo di tubercolosi perché i tempi. E allora, siccome lui ha fatto solo tre vestiti, ed è una storia brevissima, allora l'ho dedicato a lui. Bella, bellissima. Ascolti, preferisce vestire la donna mediterranea o androgino? Ma tutte e due, perché ognuno ha uno stile, la mediterranea è bella perché puoi metterli su certe cose, l'androgeno, tutte e due. Non ho e un uomo latino o un uomo nordico? No, guarda, anche per me mi piace capire e vestire la persona e dandogli la loro personalità, cercando di, appunto, di capire questo. E quando qui arriva un cliente? Sì. E non, è già indirizzato a qualcosa, lei riesce a dirgli guardi che non sta bene addosso? Sì, assolutamente, non mi cambia la vita. Io anche i miei collaboratori non lo diciamo, piuttosto lo diciamo guardi ripassi perché se una cosa non gli sta bene non sta bene. Qual è il suo cibo preferito? Mi piace la pasta e mi piace tanto anche la carne. E il cibo invece che più odia in assoluto? Il pesce crudo. Se lei fosse un negoziante vestirebbe Claude Morin? Sì, certo. È pretenzioso? No, mi vestirei sicuramente con il mio gusto, andrei dentro, cercherei delle cose qua Guarda e là. Il signor Claude Morin si troverebbe bene? Sì, credo di sì. Qual è il lato del carattere del signor Claude Morin che non le piace? Quello che non mi piace di me è che... Ma ce n'è più di uno. Tanti. Ce n'è più di uno dei miei lati che non mi piace. Non piace. No, sì. E quello invece che più le piace? Ma che ho pazienza e soprattutto che ringrazio veramente il Signore, che faccio, non faccio un lavoro, ho una passione, che faccio da 28 anni, è riuscita ancora, a assolutamente, lavoro, mi sento fortunato, molto. La cosa più bella che le hanno detto è la cosa più bella. Quando vengono i figli degli sposi che ho vestito 28 anni fa, 27 anni fa,
e mi hanno detto: Morte, te hai sposato i nostri genitori, hai sposato noi e dovrai sposare i nostri figli. Quindi diventa di famiglia. No, fine, questo è stato forse il complimento più bello. E quella più brutta? Ma magari delle parole dette da alcuni clienti in maniera che magari ci può essere anche sicuramente un modo di ognuno può pensare, però tante volte come si dicono le cose, a me queste cose qua un po' feriscono, però sì. Ha vestito personaggi famosi? Sì. Ci può dire chi? Dei personaggi li ho vestiti dai DJ importanti italiani, la Paola Barale e altri personaggi, sì. Balotelli è venuto a trovarlo sì. Molto gentile. Cosa ha comprato, se possiamo? No, beh, quello non, no, ho comprato delle cose, però è stato molto gentile, un cliente facile. No, ma tanti mi dicono, io maleducato, dico, io non posso dire niente. Qual è la cosa più strana che le sia capitata nel negozio? Ma le richieste che, per esempio, i miei clienti che magari mi hanno chiesto di fargli la coperta per il figlio appena nato, e a quel punto l'ho fatto veramente con tanto affetto, anche con l'iniziale, cosa che non l'ho fatto proprio più. No, non io. Però ho studiato i colori, certo, con la ricamatrice e tutto. Chi è che vestirebbe volentieri e chi no? Di Novara, dice? Sì. Mi sarebbe piaciuto vestire il nostro ex sindaco, Giordano. Sì. È un po' troppo classico. E invece c'è qualche personaggio pubblico che non le piacerebbe proprio vestire? Preferisco non dirlo. Preferisco non dirlo. E invece che le piacerebbe vestire come personaggio pubblico? Del mondo in generale? Ci sono tanti cantanti che a me piace tanto, mi piacciono molto, però sono già vestiti dalle maison direttamente, certo, dagli stilisti. Qual è la cosa che non dimenticherebbe mai di portare se andassi in un'isola deserta e quella che invece non porterebbe mai con sé? Ma sicuramente il foulard. Perché sono con lei sempre con me, sono 30 anni che ho dei foulard al collo. E quello che non mi porterei, tante cose, forse il cellulare. La cosa più fashion che ha? La prima volta che sono andato a Londra, e che la signora Vivian Westwood, lei mi ha preso un cappello pirata, mi è piaciuto, la prima cosa che ho acquistato da lei. E ce l'ha tuttora? Assolutamente. Ci dà 3 consigli per essere fashion, 3 le donne e 3 gli uomini? Essere se stessi, un paio di tacchi e un buon profumo. Sa, l'uomo è ancora più facile, l'importante è essere se stesso. E in una borsetta di una donna, quali sono le 3 cose che getterebbe via? Ne avete tante di cose come donna, da gettare via, forse sono le 3 cose che terrei di una donna, un rossetto, uno specchietto, poi non so, è la terza cosa, le 2 gocce di profumo. E in un guardaroba femminile o maschile, le cose che non dovrebbero mai esserci? Tutto quello che avete, tenetelo, che in una maniera o un'altra potete riciclarlo. Io ci sono dei clienti che mi dicono: Morgan, mi ha comprato delle cose 20 anni fa, ahimè che lo buttate via. Perché adesso magari con una piccola modifica, io prima dire, con una piccola modifica o qualcosa sarebbero ancora attuali. Idem per il guardaroba maschile, giusto? Idem per l'uomo, assolutamente. Quali sono i personaggi industri della nostra città, da lei? Sì, parecchi, però non è giusto non parlare. Va bene, la nostra intervista è finita, lei è stato gentilissimo, la ringraziamo. Ci salutiamo tutti dal showroom di Coco Ren. Arrivederci. Grazie.